Sicuramente il GNL ha molteplici possibilità e molteplici possibilità di utilizzo, sicuramente sono quelli più conosciuti, come si dicevamo, che abbiamo trattato nella sessione di ieri, è quello per il trasporto terrestre pesante e per il trasporto marittimo, che sicuramente sono i volumi più importanti e anche dove il ruolo del GNL sicuramente è fondamentale. Però non è solo quello la possibilità di utilizzare il GNL. Il GNL, e oggi lo affronteremo nella tavola rotonda da me moderata, può avere anche altri utilizzi che sicuramente sono di volumi meno importanti, ma sicuramente altrettanto strategici per una riduzione della CO2, ma anche per una riduzione dell'inquinamento atmosferico. E parlo delle utenze off grid, che attualmente ci sono molte industrie alimentate a combustibili più impattanti e invece potrebbero essere alimentate con il GNL. Fra l'altro soprattutto per quelle che hanno bisogno anche del ciclo di raffreddamento, con le frigorie che prendi dal GNL, che come è noto è a 160 gradi, riesci anche ad avere una migliore efficienza, perché le utilizzi per il ciclo di raffreddamento dei prodotti che stai lavorando, e questo è un primo utilizzo. Altri utilizzi importanti sono anche delle reti canalizzate, lì dove il metano non è raggiunto e dove ci sono consumi di energia in maniera costante e importante. Quindi noi abbiamo diversi comuni, oggi abbiamo proprio il presidente di Ancitel che lo evidenzierà, cioè abbiamo diversi comuni non raggiunti dalla rete di metano che sicuramente potranno trovare nel GNL una loro utilizzazione, come poi fra l'altro la Sardegna, che sicuramente è il grosso dell'utilizzo. Altri utilizzi che si stanno facendo, ma diciamo sperimentale ma non tanto, sono anche quello dei carri del trasporto ferroviario, come anche del trasporto aereo, quindi ci sono anche altri utilizzi che stanno in avanzata fase di sperimentazione, ma anche proprio di professionalità e tutto quanto, in cui abbiamo diverse esperienze di motrici alimentate a GNL, come anche aerei, piccoli aerei. E quindi queste sono altre possibilità che sicuramente, insieme ai macro volumi del trasporto marittimo e del trasporto terrestre, potranno far sì che la filiera del GNL si sviluppi in maniera importante, perché ovviamente in Italia quello che è importante, che è emerso soprattutto da ieri, è che bisogna creare la logistica in Italia, perché attualmente il prodotto che viene utilizzato è importato. Quindi per poter giustificare gli investimenti che vengono fatti dagli imprenditori per realizzare degli stoccaggi di small scale, sicuramente necessitano di certi volumi e di certe dinamiche. Quindi avere più utilizzi di sviluppo di questo prodotto e sicuramente serve a ottimizzare gli investimenti, ma comunque poi soprattutto quello che è il fanale, il faro di traguardo, quello di ridurre sia l'inquinamento atmosferico ma anche una riduzione della CO2. Fra l'altro, se poi, come si è visto ieri, si avrà sempre più produzione di bio-GNL, a questo punto avremo anche poi la riduzione della CO2 quasi zero, perché se è fatto in forma bio ovviamente avrai veramente il prodotto per eccellenza, perché hai sia traguardato quelli che sono gli obiettivi della CO2, ma soprattutto poi quelli degli obiettivi dell'inquinamento atmosferico, per cui non ci dimentichiamo che siamo in procedura di infrazione. Quindi sicuramente quello è un traguardo che per l'Italia è fondamentale, cioè la CO2 è un obiettivo mondiale e nessuno lo vuole dimenticare, però poi in Italia abbiamo un ulteriore onere, che è quello dell'inquinamento atmosferico. Abbiamo una procedura di infrazione oramai già operativa, e per cui dobbiamo trovare sicuramente delle soluzioni, e con l'utilizzo del GNL ovviamente queste soluzioni, la soluzione può essere più facilmente raggiungibile.